Prova, prova. Salve e bentrovati nel canalino. E lì, secondo te si arrabbiano da casa se dopo una settimana di mercatini e sciate ci facciamo un'altra settimana in giro con il van? No, saranno contenti perché vedono posti nuovi. Li facciamo scoprire. Tanto facciamo un merendino. Ancora? Quanto mangi? Dopo non mangi più il pasticcio che ho fatto. Oh oh oh, Merry Christmas! Oggi è la giornata di Natale, sono le ore 12, quindi siamo appena partiti e ovviamente tra mezz'ora ci dovremo già fermare perché dobbiamo pranzare. Ci stiamo dirigendo nel centro Italia perché faremo un tour particolare. Andremo a salutare degli amici speciali, ma non vi diremo ancora chi sono. Top secret. Ecco, appunto, come dicevo prima, ci siamo fermati per pranzare. La Eli ha preparato già questa lasagna. Ma l'hai fatta qui al momento? In 448? Ciao Gian. Oh, Merry Christmas. Abbiamo anche Babbo Natale qua. Abbiamo pranzato, caffettino. Ora la Eli sta lavando due stoviglie e ripartiremo alla ricerca del nostro primo posto dove dormire stanotte. Vamos. Già, noi partiamo, tu sei già in posizione nanna, andiamo dai. Buongiorno, siete svegliati? Diciamo che a parte il tempo, che oggi è veramente in strada, si va da Dio. Essendo Natale sono tutti con le gambe sotto la tavola. E lì, hai visto che partenza intelligente abbiamo fatto oggi? Prima di arrivare in Abruzzo, dove ci troveremo con i nostri amici, facciamo ovviamente un paio di tappe. La prima sarà a Gubbio, la seconda vedremo. Siamo arrivati a Gubbio, non so se riuscite a vedere in fondo, quello lì è il famoso albero illuminato più grande del mondo. Praticamente per metà non si vede perché ci sono le nuvole che sono veramente basse. Eccolo lì in fondo l'albero alla vostra destra. No, così sembro illuminato di luce propria, sembro il signore. Così sembro un maniaco, così? Beh, insomma, dai. Dunque, la luce. Ma te la tengo io! Sì. Bene, stavo dicendo, siamo arrivati nell'area sosta di Gubbio, vi metto sotto qui l'indirizzo. Ci sono ben 12 gradi, siamo partiti da casa nostra che ce n'erano 3. Non sto pregando. Basta, mi sono già stancata. Che due di noi, lo. Sembra entrambi, sembri. Sei attaccato. Sono un pirla. Non sono in tram, sto tenendo la luce per aria. Si paga 10 euro al giorno, compreso carico scarico, ma non la corrente. Costa ben 1 euro per 2 ore. Ora ci sistemiamo un pochettino, prepariamo la cena, cioè la Elisa prepara la cena. Domani mattina andremo a visitare Gubbio e ci vediamo dopo. Siamo pronti per la cena, vediamo cosa ha preparato la Eli. Spezzatino, buono, con la puccia. Già, sì. Tanta roba. Sì. Ti acceca la luce? Sì, in faccia? Sì, in effetti. Dà un po' fastidio. Buon appetito. Già, stai costruendo il tuo regalo di Natale, sì, che ti ha fatto la zia. È un cubo di Rubik. Bravo, Gian. Sì. Che bello. Buongiorno ragazzi, e anche oggi ci siamo svegliati sotto la pioggia. Tempo veramente pessimo. Ora l'idea è quella di prendere gli ombrelli e andare in centro a Gubbio, ma stiamo valutando, anche perché il centro dista circa 800 metri da qui. Abbiamo dovuto collegarci alla corrente perché purtroppo le batterie si stavano già scaricando, tanto per farvi capire l'autonomia che abbiamo. Siamo arrivati ieri sera verso le... che ora era? Verso le 5, 5 e mezza. Adesso sono le 10 di mattina e noi siamo già rimasti senza batterie.
considerate che abbiamo solo il frigo a compressore e il Webasto come riscaldamento. Abbiamo due batterie AGM da 90 ampere cada una. Purtroppo la giornata non aiuta a caricare le batterie e quindi ci siamo attaccati alla corrente. Il problema è che chiedono 1 euro per 2 ore e alla scadenza delle 2 ore, se vuoi corrente, devi essere qui a rimettere un altro euro per avere altre 2 ore. Dunque, sta piovendo a dirotto, quindi abbiamo deciso al momento di rimanere in camper. Io sto andando avanti a editare, la Elisa a creare cose e anche Gianluca sta creando. Cosa stai facendo, Gian? Il tuo gioco preferito? Qual è? Fammi vedere. Fai vedere che la gente è curiosa a casa, vuole sapere a cosa stai giocando. Ah, Brawl Star. Ecco, insomma, quel gioco lì. Ecco cosa sta facendo la Eli, fagli vedere. Gli alberelli in macramè. Ah, gli alberelli di Natale. Per ora li ho attaccati qua. È un presente che sta facendo la Elisa per gli amici che stiamo andando a trovare. E niente, alla fine abbiamo continuato i nostri lavori, siamo rimasti in van perché continua a piovere a dirotto. Nel frattempo è arrivato mezzogiorno, quindi la Elisa sta preparando il pranzo. Ahimè, abbiamo deciso di rinunciare di visitare Gubbio e andare verso l'Abruzzo, che è il luogo dove ci troveremo con i nostri amici. Ma qualcosa su Gubbio vogliamo dirvela comunque. Si trova a 522 metri sopra il livello del mare ed è in provincia di Perugia. In questa bellissima città medievale c'è una funivia che ti porta su al monte Ingino, dove si trova la Basilica di Sant'Ubaldo e, attenzione, come già tutti saprete, si trova anche l'albero più grande del mondo. Ma voglio darvi un po' di numeri a riguardo, nel frattempo farò scorrere un po' di immagini da qualche parte. 1981 la prima realizzazione, 1000 metri quadri è la superficie della sola stella posta in alto, 7500 metri è la lunghezza totale dei cavi utilizzati per illuminare l'albero, 300 luci, ma 300 fili di luci, 750 metri l'altezza totale di tutto l'albero per 450 metri di larghezza. Tanto per capirci, copre un'area di 130.000 metri quadri, ovvero 15 campi da calcio. Ma sono proprio un pirla, guarda. Bene, vi ho dato un po' di numeri e nel farlo mi è venuta fame, infatti il pranzo è pronto e ora vi farò vedere che pranzo. Dunque, io mi sto preparando un paninazzo con della porchetta che ha fatto mio padre e ci ha dato prima di venire qui, con ovviamente la famosa cipolla caramellata. Poi, così sembra un incidente però, le lasagne che sono avanzate di ieri, che buone, con ragù fatto dalla Eli, ah, top ragazzi, tanta roba. Andiamo a comporre il nostro paninazzo con la super porchetta. Olè. Sono le ricette di Ricky queste. Che buono. Qui c'è anche un cappello della Elisa. Dai Ricky, dammi qua. Guarda che roba. Eccezionale. Vuoi assaggiarla, Eli? No, sa da maiale. Di solito la porchetta viene fatta col maiale. Sa proprio da Porseo. Poi spalmiamo la cipolla. Anzi, finiamo tutta. Andiamo lì a guardare il pelo, no? E la spalmiamo bene. Chiudiamo. E come sempre, seguitemi per altre ricette. Noi siamo appena usciti dall'area sosta, lì sopra vedete c'è il santuario e in questa montagna si trova l'albero di cui vi parlavo prima. Noi salutiamo Gubbio, che non abbiamo visto, ma sicuramente ritorneremo. Qui continua a piovere a dirotto, ma ora siamo diretti in Abruzzo, in un'area sosta dove siamo già stati in una delle puntate precedenti che vi metto qui sopra. Ragazzi, è pazzesco, vedo acqua scendere in ogni dove, fossi che straripano, campi colmi d'acqua. Grazie, va bene così, basta acqua, basta, basta, basta! Una roba incredibile e continua a piovere. Questa che vedete è Spoleto, cioè che vedete, non so se la vedete, ma lì in alto c'è un castello. Dai Eli, che adesso usciamo dalla galleria, troviamo il sole, eccolo! Dai Eli, siamo fiduciosi, tra un pochino esce il sole, non ti preoccupare. Mamma, mamma,
Questo paesino nel colle si chiama Antrodoco o Antrodoco, non so come si pronunci. Siamo all'Aquila. Volevo ringraziare la pioggia che ci ha accompagnato in tutto questo viaggio. Siamo arrivati all'area sosta Sella di Corno, dove eravamo già stati. Un'area sosta completamente gratuita, con carico, scarico e corrente. Tanta roba, ragazzi. Non c'è nessuno. Ci siamo posizionati, ci siamo allacciati all'unica colonnina di corrente ancora funzionante. Le altre tre sono state manomesse da dei vandali maledetti, te possino. Sono le 16:30, la Elisa giustamente ci ha proposto una buona cioccolata calda con la panna. Ci sta. Aglie de panna. Olè, basta però. Wow, che scalda tazza. Ili, bravissima. Quest'area sosta si trova esattamente nel tragitto che dobbiamo fare per arrivare ad Aielli in Abruzzo. Ili, ma la gente non si annoierà a vedere sempre che mangiamo? Beh, comunque è arrivata la cena. Cosa stai preparando? Risotto al radicchio. Facendo il soffrettino? No, sto tostando il riso con radicchio e il vino rosso. Mamma mia, che profumo, ragazzi. Tanta roba. Che cuoca eccezionale. E siamo di nuovo pronti per cenare, vero Gian? Sì. Con risutin. Buon appetito. Birrazza. Icnausa. Ciao. Buongiorno, ci stiamo preparando per ripartire alla volta di Aielli. Ci siamo fatti una bella doccia stamattina, quindi siamo tutti freschi e puliti. Purtroppo non potremo fare qui il carico d'acqua perché hanno chiuso i rubinetti per via sicuramente del freddo, che non ghiacciano i tubi. Comunque lo scarico si può fare. Quindi nel tragitto troveremo un punto dove caricare l'acqua. Finalmente oggi è uscito un po' il sole, non vedevamo l'ora. Siamo alla ricerca di un posto dove caricare l'acqua. Allora, vediamo. Arriveremo ad Aielli tra circa un'ora e mezza. La città che vedete dietro questi alberi è l'Aquila. Qui stiamo salendo e cominciamo a vedere la neve al lato della strada, ma guardate le montagne davanti. Tac! Abbiamo trovato finalmente una fontana per fare rifornimento d'acqua. La strada è un po' in pendenza. Eccola qua. Olè, perfetta. Ci vorrà un bel po' perché non ha una grossa portata, però di tempo ne abbiamo. Nel frattempo ammiriamo questa vista. E lì, ma comunque non abbiamo ancora detto chi stiamo andando a trovare. Ma vuoi dirglielo o vuoi fargli la sorpresa? No, dai, li prepariamo già. Stiamo andando a trovare degli amici del gruppo Stepsover, al quale facciamo parte anche noi, ovviamente. Trattasi di Antonino e Beatrice, e poi ci raggiungerà anche Ciriaco e speriamo anche Doris. E dato che per fare il pieno d'acqua ci vorrà circa mezz'ora, perché la portata è veramente bassa, e visto che è l'una, abbiamo deciso di mangiare qualcosa di veloce qui e poi ripartiremo. Tostino veloce e poi via, ripartiamo alla volta di Aielli. Alla volta di Antonino. Ecco, in arrivo un altro paninazzo con la porchetta del papi. Dobbiamo pur finirla, no? M'hai provocato e mo me te magno. Ciao micione bello. Dimmi, dai, una coccolina. Vieni micione. Ciao! Siamo ripartiti da Fonte Avignone a 1217 metri sopra il livello del mare. Sarebbe stato bello farvelo vedere dall'alto, ma purtroppo qui il drone non si può usare. Però ve la faccio vedere da questa prospettiva. Abbiamo ancora 50 minuti di strada. Antonino, prepara gli arrosticini che stiamo arrivando. Qui ci sono 8 gradi e non fa freddo per niente. Buon
Guardate lì quanta neve, ci sono anche le piste da sci. Che meraviglia! Avete appena visto quella distesa di nuvole dall'alto del drone? Ecco, ora ci siamo proprio dentro. Sembra la nebbia che abbiamo in Valpadana. Belle ste stradine comunque, Eli. Il navigatore è sempre il top, Google Maps. Va che roba? Le stradine rustiche. Antonino, forse arriviamo. Dobbiamo andare su di là. Andiamo su di qua, dai. Via. Hop. La gente ti sta guardando male. No, dove c***o vado io qua? No, no, meglio che torniamo indietro, va. Antonino, vienici a prendere! Dove cacchio devo andare io? Mannaccia! Sì, però Antonino, se volevo una nebbia me ne stavo a casa, voglio dire. Sono venuto qua per vedere il panorama, i paesaggi. Finalmente siamo arrivati a destinazione. Abbiamo sbagliato un sacco di volte tra strade, stradine, stradette, ma ce l'abbiamo fatta. Eccoci arrivati ad Aielli, quella è la torre. Lì ci sono le nuvole che abbiamo attraversato prima e qui sotto c'è la casa di Antonino. Adesso stiamo andando giù. Hai visto già anche bel posto? Con la mitica 600 di Antonino. Ci siamo piazzati bene? Ma non la suoni la campana? Oela! Ciao! Ciao Antonino! Come va? Bene. Entra, è un piacere. Ciao Gianluca, l'ha fatta a trovare la strada. Dove sei perso? Vabbè, ma sei arrivato, no? Sì, sì, siamo arrivati. Ciao, hai visto chi ti è venuto a trovare? Ciao, micciola. Già, è uno spettacolo. Un bravo ragazzo. E qui dentro, dentro questa qui, ci hanno girato il film Fontamara. Siamo a passeggio per la città di Aielli. Antonino ci sta facendo da cicerone. La città dei murales. Questo è il primo che troviamo. Bello questo. Porca miseria, se cade questo non la racconti, eh. Se sapevo che c'era la fontana qui, comoda ad Aielli, per fare il carico d'acqua, venivo qui. Guardate che distesa di nuvole, spettacolare, sembra un lago. Se vai sopra stai quasi a 2000, però 1400 metri è il punto più alto, che poi dopo se riscende si arriva a Pescasseroli. Qui c'è il municipio con la torre e l'orologio, tutte le panchine sono dipinte. La stella fatta con le lattine di birra. Ogni tanto ci sono anche gli alberelli. Stanno salendo le nuvole, guardate che roba. Sembra quasi un film di orrore. Quindi Eli, che famo? Torniamo in camper? Sì. Sì, perché qua... Andiamo a mangiare in camper. Sì. È arrivato Ciriaco! Voilà! Eccolo Ciriaco! Siamo rientrati nel van, abbiamo conosciuto dal vivo il mitico Antonino, che abbiamo sempre parlato solo tramite chat su Discord. Nel frattempo è arrivato anche Ciriaco. E buon appetito. Si sono fatte le 7:30, la Elisa ha preparato la pasta cacio e pepe. Eccola qui, cacio e pepe, ma l'hai fatta tu, vero Eli? No, il sugo pronto. Come sei un sugo pronto? Ma come, scusa, veniamo in Abruzzo e mi fai il cacio e pepe di Giovanni Rana. Antonino, scusala. Oh, che bellissima giornata. Buongiorno. Spettacolo stamattina. Noi probabilmente siamo perseguitati perché dopo la pioggia abbiamo trovato la nebbia. Stamattina volevo uscire per fare una ripresa con il drone, ma come avete visto
Ora speriamo, incrociamo le dita, che si alzi un po' e vada via. Ma noi comunque confidiamo nella giornata che ti aspetta oggi, che sarà molto interessante. Siamo pronti, siamo carichi. Stiamo andando giù da Antonino per il mega pranzo che ci aspetta insieme a tutta la combriccola. Fra l'altro è arrivata anche Doris. Ora andiamo a conoscerla. Buongiorno. Ciao Doris. Ciao Gianluca. Quello lo, chi lo devi dare la borsettina? Al padrone di casa, per oggi no, da mangiare. Non c'è tanto da mangiare. La borsetta però la vuoi, eh? Sì, ma no, lo puoi che tenere la borsetta. No, no, no. Vediamo Antonino che per l'occasione accenderà il camino. Cammino. Come dispone la legna perfettamente, tecnica antica. Tagliamo un po' di cosine giusto per stuzzicare l'appetito. Però Antonino qua magna magna, ma la gola seca però qua, eh. Qua si magna il salame, il formaggio, ma bisogna anche bere. Ecco la porchetta, che profumo, tanta roba. Qui ci abbiamo anche un bel pezzo di pane. Guarda, questo è buono. E qui cosa abbiamo? Cavolo cappuccio, quello viola. Questo sì. Guarda, io ti ringrazio, ma preferisco il salame e formaggio. Volevamo fare un brindisi a Vincenzo, che oggi purtroppo non è potuto venire. Cin cin! Salute! Ciao Vincenzo, auguri! Ecco, sono pronti! Suonano, suonano! Andiamo, andiamo! Come siamo messi, Ciriaco? Abbastanza bene, abbiamo messo già la tastiera del pianoforte pronta. Buoni! Per seguire un bel brano. E mi piace questo brano, tutto il filo di grasso. Che profumo, ragazzi! Finalmente assaggiamo i famosi arrosticini di Antonino, i 32 grammi, giusto Antonino? 32 grammi. 32 grammi, questa, tanta roba, eh! Spettacolari! Il primo giro è andato, ora ci diamo del secondo. Guardate l'arte di Ciriaco! Ciao Vincenzo! La benedizione! Soffia, vince! Soffia! No, vince questa, vince a girare qua e poi ricominci già. Dai dietro perché sennò sono qua forza. Eccolo! Basta? A posto? Arrivederci! Rompolo! Non le ho usate, ho avuto una volta. Antonino, ci vuoi spiegare perché hai messo questa griglia? Il suo funzionamento? Questo mo arriva le braciole e le salsicce. Anche? Certo. Ah, questa era solo antipasto allora? L'aperitivo. Bene. Già meglio che andiamo a fare due passi per smaltire un pochettino, perché abbiamo finito gli arrosticini e ora stanno cucinando altre cose che poi vi farò vedere. Intanto siamo venuti a vedere questa fonte che sgorga dalle rocce. Questa splendida compagnia si è creata su Discord e grazie a Simone e Lucia dei Steps Over. Sento la cacca. Mamma mia che nebbia che c'è qui. Ma ancora a cucinare? Anthony? No, adesso c'è Doris Creation e sta creando l'ultimo modello del Tempero. Che profumo. Che profumo. Tutto questo dopo quanti arrosticini? Quando ci vanno nella canala? 40, 50? Un centinaio. Ciriaco, ancora mangi? Rispetto. No. Adesso fa il peccato. Sono le tre. No, ciao Vince. Ciao, alla prossima. Grazie.